Uno le chiedevo se in questo momento sta lavorando a qualcosa di particolare che può condividere, e Esatto. l'altra, fra tutte queste esperienze, se ce n'è, insomma, quale che ricorda con principale soddisfazione personale, ecco. Ma allora, guardi, sì, fortunatamente stiamo lavorando tanto. Il bello e il brutto di lavorare in Dall'Ara, perché prima, fino adesso ho parlato solo degli aspetti positivi. Se dovessi così, l'altra faccia della medaglia è che chiaramente lavorando tanto, considera che più o meno l'80% della nostra attività è di service, di engineering, quindi è di consulenza. Alle volte siamo blindatissimi da contratti di confidenzialità, più delle volte siamo blindatissimi da Giusto. contratti di confidenzialità. Per cui succede che magari fai le cose, ma non puoi dire per chi le fai e cosa fai, oppure puoi dire per chi le fai, ma non cosa fai. E quindi c'è questo intreccio strano, no, di situazioni da cui è difficile venire fuori e dire sto facendo questo, questo e questo. Però fortunatamente, nonostante il periodo, stiamo lavorando tanto con tanti bei clienti su tanti bei progetti, racing e non racing, con una quota direi non racing che sicuramente è stata una quota crescente negli anni. E questo fa parte, lo dicevo prima, del bello. Io è chiaro che vorrei sottolineare una cosa, proprio perché non vorrei neanche che fosse questo un one man show, cioè nel senso che io sono entrato in Dall'Ara, che il reparto aerodinamico era di 3 persone, eravamo in 3 nella galleria del vento creata dall'ingegner Dall'Ara, nella prima delle 3 gallerie del vento della storia della Dall'Ara, no? Ed eravamo io, un modellista e un operatore. Oggi siamo in più di 100 persone, completamente dedicate all'aerodinamica, con a livello di politica personale, ma non solo, abbiamo sempre cercato dei giovani promettenti, dei neolaureati che ritenevamo, diciamo, di valore, di potenziali meritevoli, da crescere con i valori Dall'Ara. Tanti di questi ragazzi che abbiamo cresciuto in questi 30 anni hanno preso poi giustamente altre strade, perché magari erano più stimolati dalla Formula 1 piuttosto che da nomi importanti, eccetera. E lo ritengo, non l'ho mai ritenuto un tradimento, cioè anzi, voglio dire, è a oggi, a posteriori, un bel motivo di orgoglio pensare che oggi i tecnici che lavorano in Italia o all'estero con successo abbiano cominciato a, diciamo, imparare i primi rudimenti qua da noi, con noi. E oggi in queste 100 persone, ho veramente tanti straordinari ragazzi, bravissimi tecnici, con cui condividiamo tutti i giorni il lavoro e a cui cerco di trasmettere il piacere proprio di lavorare, come vi dicevo prima, su progetti diversi, su prodotti diversissimi. Quindi, poi è chiaro che c'è chi sposa questo approccio, c'è chi per diversità non lo sposa, però questo modo di lavorare in Dall'Ara, io veramente ho cercato sempre di trasmetterlo ai miei ragazzi, con cui tutti, anche quelli che sono ancora in Dall'Ara, quelli che non sono più in Dall'Ara, siamo ancora in rapporti straordinari. La seconda domanda, scusi, non ricordo. La seconda era, fra tutte queste, sua lunga carriera, se c'è qualcosa che ricorda, un momento che ricorda con più soddisfazione. Sì, ci sono delle vetture a cui indubbiamente sei più legato. Sei più legato indiscutibilmente. E aggiungo una cosa, vettura che con l'esperienza di oggi non rifaresti più, cioè nel senso che ci sono dei momenti di incoscienza giovanile assoluta, poi probabilmente il Signore ci mette la sua mano, tutto va per il verso giusto. No, allora, la vettura in assoluto a cui sono più legato è stata Formula 393.
del 93. Fu una vettura aerodinamicamente completamente diversa, che nacque qui nella nostra prima galleria, da un'idea ovviamente nostra, ma fu la vettura che ci, all'epoca la Formula 3, all'epoca te la giocavi tutte le domeniche con altri 4-5 costruttori europei, e quindi era un mercato che rischiavi di prendere o di perdere tutte le domeniche a seconda se vincevi o no. Ecco, quella fu la vettura che ci permise di prendere il mercato, prima europeo, poi mondiale, con una forza incredibile. Aveva un gap prestazionale incredibile, e quella è la macchina a cui indiscutibilmente sono più legato. Aggiungo appunto che con la consapevolezza tecnica che hai acquisito oggi, con gli strumenti che hai oggi, pensare ai rischi che mi presi allora mi viene a tutt'oggi, mi vengono i brividi, cioè oggi con la maturità di oggi quella macchina lì non la rifarei più, cioè non cioè sarei capace di pensarla ma non avrei il coraggio probabilmente di farla, proporla convintamente all'allora ingegner Dallara. E insomma, quella vettura tra l'altro nata in un periodo, in una particolare fase storica in cui appena finita la Formula 1, per direi pochi mesi, l'azienda faceva solo Formula 3, poi cominciò anche l'IMSA 333 per la Ferrari, eccetera. Però avevamo vissuto circa, quando entrò in produzione quella macchina lì, era una fase in cui finita la Formula 1 avevamo praticamente quel prodotto in Formula 3. Quindi indovinare o non indovinare quella macchina era direi quasi una questione fondamentale, di morte, ma sicuramente molto importante. Sì, 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 sì. E tendo tutto assieme, non sarei più così convinto oggi come lo ero allora a sostenere con Giampaolo Dallara che quella era, però fortunatamente andò tutto bene. Quella è la macchina a cui istintivamente sono più legato, e aggiungo che quando nel 94 a Monte Carlo, sullo schieramento di partenza del Gran Premio Formula 3 che anticipava la Formula 1, vidi tutto lo schieramento, tutto di Dallara, nella gara che poi fece la pole Fisichella e vinse Fisichella, scoppiai a piangere proprio, ma di gusto proprio. Sì, 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 sì. Una bellissima emozione. Un'altra macchina a cui sono legato tantissimo, perché credo di aver avuto la fortuna, abbiamo avuto proprio aziendalmente il reparto aero, perché in realtà fu una consulenza aerodinamica, sulla Toyota GT1 della seconda metà degli anni 90, che credo sia ancora una vettura straordinariamente moderna, voluta da, direi, un visionario all'epoca, André de Cortans, che era il direttore tecnico di Toyota Motorsport. Se non ve la ricordate, andatevela a vedere, Toyota GT1 della seconda metà degli anni 90, che purtroppo corse 2 anni a Le Mans senza vincerla, il secondo anno, cioè era in assoluto la macchina più competitiva del lotto. Il secondo anno ruppe, se non ricordo male, il cambio mezz'ora dalla fine quando era in testa, ma che è ancora una straordinaria compilation di soluzioni tecniche aerodinamiche che oggi, su cui oggi mi piace ragionare con i miei, soprattutto con i giovani, perché per certi versi fu una vettura irripetibile, e aver avuto la fortuna, il privilegio di collaborare su quella macchina rappresenta ancora oggi un motivo di orgoglio piccolo. Ecco, poi per carità ce ne sono state talmente tanti, 15 anni certo, con l'Audi, col DTM, anche quella è una bellissima scuola per me e per i miei ragazzi. Io ho una domanda per quanto riguarda il rally, però, se è possibile. Nell'83 c'eravate voi dietro alla sfida Audi Lancia? No, allora nel rally, da un punto di vista aerodinamico, non abbiamo attivamente mai collaborato in maniera importante con qualcuno. L'ingegner Dallara invece come consulente Lancia, sì, con la Lancia Stratos. Ah, wow. Quindi Giampaolo Dallara
nell'allora team di Cesare Fiorio, eccetera, con le strade, Giampaolo Dallara è riuscito a mettere le mani anche sulla Stratos, da quella da competizione rally, sul gruppo sospensioni, se ben ricordo, sì. Credo che abbia collaborato Giampaolo Dallara. La Stratos è stata qualcosa di veramente incredibile. Stratos, la Stratos è uno dei grandi, secondo me, vanti nazionali. Insomma, quando guardiamo a quella generazione di vetture, pensi, all'epoca non ce n'era davvero per nessuno. Pensi che hanno messo, non ricordo il nome del pilota, ma hanno messo il pilota anziano, ancora in vita, che aveva guidato la Lancia, l'hanno messo a guidare la Stratos in competizione con una Porsche, se non sbaglio, di oggi, e vedi questo signore anziano che fa fatica a camminare, sale sulla macchina e, cioè, la Porsche sono riuscita a superare la Stratos all'ultima curva. Se no era impossibile, ma è qualcosa di incredibile, perché vedi quest'uomo anziano che comunque sale su una macchina difficilissima e la guida come se fosse una macchina normale. Sì, sono uomini, sono piloti che sono cresciuti in simbiosi, hanno, diciamo, erano un tutt'uno all'epoca con la macchina, era chiaramente un automobilismo ad altri tempi, a tutti i livelli, sia su strada, sia per i rally che per le competizioni su pista, e che quando rimontano su quelle macchine ritrovano quella simbiosi magica con cui hanno vissuto magari 40 anni prima. Esatto, esatto. Pazzesco, veramente pazzesco, davvero. Incredibile. Bellissimo, bellissimo. Grazie mille, ingegnere, è stato un piacere, e in questa intervista è stato bello proprio vedere la sua passione, soprattutto per la Miura, però è stato bellissimo. Però no, è stato Miura. Davvero bello vedere questa passione, perché dietro un prodotto c'è un mondo, dietro un'automobile c'è un mondo incredibile che è giusto raccontare anche in questo modo. Grazie, grazie, è stato un piacere per me, ripeto, parlare non tanto del mio lavoro, perché rischierebbe di essere, ma di vettura, di belle macchine, che fortunatamente, ecco, tante delle quali fortunatamente sono anche passate di qua, è un orgoglio non solo per me, ma per l'azienda.